Ragazzi cari, buonasera. Sarò molto breve, molto circonciso. Praticamente io la partita l'ho vista. Tra l'altro sto anche vedendo che ci sono forse un po' di mazzate a fine partita. Bene, quello è il bello del calcio. Poi a Natale siamo tutti più buoni. Comunque, l'ho vista, sì, però siccome ho molto lavoro non sono riuscito a fare né la live su Twitch perché mentre vedevo la partita dovevo comunque lavorare qui al computer per fare delle robe mie. Comunque, vabbè, detto ciò. Cosa dire di questa partita? Le azioni salienti le ho viste perché quando sentivo urlare mi giravo e ho visto una Juventus che ha iniziato molto bene la gara. Una Juventus che ha giocato, secondo me, in maniera veramente brillante. In alcuni punti, non fraintendetemi perché lo stesso Sarri ha detto, ogni squadra è diversa, però mi ha ricordato veramente il tipo di gioco, di filosofia di gioco del Napoli di Sarri, cioè una squadra che cerca veramente di assediare gli avversari, stare sempre molto alta, cercare sempre di recuperare palla alta e soprattutto nel momento in cui anche gli avversari corrono, ma la palla circola molto velocemente, cioè ad un certo punto nei primi minuti della gara, il primo tempo, c'era proprio un assedio, la Sampdoria chiusissima, non riusciva a uscire, ma questo dipende anche proprio dalla Sampdoria che ha voluto mettersi in questa maniera, un po' vecchio calcio, no? Catenaccio e contropiede, diciamo così, però veramente tu vedevi Pjanic che teneva palla, ma i giocatori che gli schizzavano intorno a destra, a sinistra, veramente gli avversari non sapevano a chi tenere. E quindi una Juventus che va in vantaggio anche meritatamente, tra l'altro con un gol stupendo di Dybala, una semivolée fantastica, ha detto il cronista in stile Federer, no? Un tocco veramente magistrale. Dopodiché, tanto per cambiare, cosa succede? Che mettiamo palla al centro, c'è già una prima azione pericolosa della Sampdoria che fortunatamente viene sventata, già lì partono i primi bestemmioni natalizi che fanno tanto bene. Dopodiché cosa accade però? Accade che neanche farla apposta, poco dopo Alexandro decide di regalare palla alla Sampdoria e allora lì ti viene giù tutto il bestemmione natalizio, perché non è tanto Natale, in questo caso è Capodanno, perché il 31 dicembre termina l'anno e tu vai a ripercorrere tutti i santi del calendario, capito? Perché ci può stare di prendere gol, per l'amor di Dio, poi la Juve quest'anno veramente ne sta prendendo tanti e quindi ci può stare, però così no. Cioè, veramente, se voi ci pensate, a volte i difensori si strappano anche grandi applausi se riescono a fermare l'azione avversaria buttando palla in fallo laterale, addirittura in calcio d'angolo, sventando una grande azione. Dico io, Sandro, sei in difficoltà, ti giri e la butti in fallo laterale, che cazzo te ne frega? Quando vedi che proprio la situazione è pessima, buttala fuori, fa niente. Poi al massimo ti giri e dice: che volete che fa? Se la stavo perdendo, ho dovuto buttarla fuori. Meglio così, ma andare a perderla in quella maniera è assurdo. Perché adesso poi ci è andata bene, ma metti caso che al 90esimo di una finale di Champions perdi così. Faccio un esempio, ok? Comunque vabbè, questo. Un Alessandro che comunque in generale ha fatto poi il bellissimo assist per il gol di Ronaldo al 45esimo lì nel primo tempo, però in generale non mi è piaciuto molto. Poi andiamo ai singoli. Secondo tempo la Sampdoria ha giocato un po' meglio, la Juve finché ha potuto ha retto col tridente, poi è venuta meno e pian piano sono usciti prima Higuaín e poi Dybala. Higuaín ci è rimasto male, ma io capisco, è quel tipo di rabbia, non è che lui ce l'ha con Dybala o con Higuaín, con Higuaín è un po' difficile aversela con se stesso, ma in generale secondo me per il fatto che lui veramente ha dovuto sacrificarsi molto. E poi alla fine succede che esci tu, come dire, il mister ti chiede di fare un grande lavoro. Poi alla fine ti vede stanco e ti leva, cioè dice che cazzo, cioè tu non mi fai segnare, poi mi fai correre, magari è quella un po' l'incazzatura, ma non penso che si sia rotto qualcosa nello spogliatoio, no? Perché subito partono le polemiche assurde così, sono cose che ci possono stare. Comunque, a parte che i Sarri sta anche pensando alla partita importante, perché adesso si parte per gli Emirati Arabi Uniti, lì dove è, un paese arabo, non mi ricordo dov'è. Arabia Saudita da qualche parte lì e si va a giocare la partita e quindi con la Lazio che sarà molto dura, quindi le energie servono. Quello che mi dispiace è che alcuni giocatori stanno un po' salendo come forma fisica, vedo soprattutto Rabiot che a me non, vi confesso, mi inizia a non dispiacere. Mi sembra quando vedi un pittore che sta iniziando a fare un quadro, ti accorgi che il quadro non è completo, però inizi a capire che il quadro sta venendo bene. Ecco, mi dà un po' questa impressione. Non è ancora un giocatore completo al top, però non mi dispiace. Onestamente, col fisico che ha, potrebbe veramente sostituire Matuidi. Un Matuidi che oggi, con la testa, cioè si è divorato un gol assurdo, veramente assurdo.
Quindi, non lo so, un buon giocatore, poi si sacrifica tanto, però secondo me Matuidi fa parte. La Juventus, ecco, arriviamo ai singoli, ha avuto sempre tre livelli di giocatori, gli scarsoni. Penso a Motta, Marco Motta, abbiamo avuto, sì, poi in passato, precedentemente ancora non ne parliamo, abbiamo avuto certe pippe pazzesche. I Felipe Melo, gli Aquilani, robe così che veramente erano devastanti. Poi i buoni giocatori, quelli in mezzo e mezzo. Ad esempio, Grigor a me non è mai dispiaciuto andando in passato, ma anche Estigarribia non era proprio malvagio. C'erano alcuni, anche Krasic, che poi alla fine con Conte, il primo anno di Conte, poi fu mandato via. Ma Krasic non era male all'inizio. Giocatori buonini. Poi abbiamo ottimi giocatori, tipo abbiamo avuto i Vucinic, abbiamo avuto i. No, Pirlo e Marchisio Pogba, lì già stiamo a livelli ancora più alti. Abbiamo avuto ad esempio anche in difesa Kovac, quello lì in difesa non era affatto male. Abbiamo avuto buoni giocatori, ottimi, e poi abbiamo avuto dei campioni. Penso a Tevez, ad esempio, penso ad esempio, io Oriente per me non rientra tra i campioni. I buoni, ottimi giocatori, diciamo buoni, così. Ecco, i Casares, ad esempio, ecco, ci sono vari strati. Matuidi per me rientra in quei giocatori tra il buono e in alcuni casi, in alcuni momenti, persino l'ottimo, ma si mantiene lì. Non è un campione, non è quei giocatori proprio di picco, capito? Quelli lì a cui metti la stella nello stadio. Voi dite, e vabbè, ragazzi, non puoi avere tutti i campioni così. Tecnicamente, se vuoi competere con i Galacticos, con il ricchissimo calcio inglese, dovresti iniziare a pensarla così. Cioè, dovresti iniziare a dire che tu vuoi campioni in ogni reparto. Non buoni giocatori, non ottimi, campioni assoluti, i meglio che ci stanno. Ed è per questo che poi le grandi squadre non fanno rivoluzioni di 7-8 giocatori all'anno. Vanno a puntellinare la rosa lì dove magari togli un giocatore che sicuramente. Se giocava nel Barcellona o nel Liverpool non era scarso, però lo levi per prendere uno ancora più forte. Ecco, in quel Matuidi stiamo in questa fase qui. È un buon, ottimo giocatore che però secondo me Pogba è meglio. Siamo sempre lì, capito? E ora non è puntare il dito contro Matuidi, onestamente per come ha giocato Sandro stasera mi ha fatto cagare pure lui. Adesso, però stesso discorso, però Sandro lo conosciamo, ha avuto anche lui un momento ottimo a inizio stagione insieme a Pjanic, quindi è ovvio che in crisi, infatti dopo vedete si è fatto male. Quindi là, da lì capisci che questo non ci sta fisicamente. Altro discorso, Pjanic di inizio stagione straordinario, poi un Pjanic bruttissimo tipo le partite con la Lokomotiv, ora è in crescendo ma non è a quel top che era ad ottobre. Altro discorso, Dybala ha avuto un periodo un po' di crisi, adesso sta crescendo, Ronaldo ha avuto un periodo di crisi, adesso sta andando meglio, ma quello che è proprio più di tutti sorprendente è De Sciglio, anche oggi, intanto negli ultimi minuti, l'ultimo al 96esimo e passa, è stato lui con un bellissimo colpo di testa, ha fatto mettere fine alla partita perché l'ha poi detto ok. Grande rinvio. Quello che veramente mi sembra una pippa totale è Danilo. Non riesco a capirlo. Ha fatto a un certo punto un disimpegno assurdo che ha obbligato Bonucci a un ripiegamento molto pericoloso. Cioè, passaggi in avanti sbagliati. Ogni volta che vedi, cavolo, quanto sarebbe bello se Danilo adesso qui azzeccasse un dribbling e se ne andasse. Vabbè, come non detto. Quanto sarebbe bello se azzeccasse sto cross anche se un po' difficile. Come non detto. Puntualmente sbaglia. E allora lì. Ti rendi conto che qual quadra non cosa in quella zona di fa, cioè meglio quadrato con tutte le pecche che può avere, però a sto punto almeno tecnica, ecco la tecnica, cioè ecco perché è meglio quadrato, perché alla fine è la tecnica che conta, capito? Questo giocatore che era a un livello tecnico bassino. Comunque, in conclusione, qui sta facendo rivedere sto gol di Ronaldo che praticamente questo qui svetta a un'altezza pazzesca, cioè questo rimane sospeso in aria sul serio, so, io poi lo vedo anche dal vivo spesso Ronaldo. Ecco, la prossima gara. Volevo andare a Torino per Juve-Sassuolo, che no, Juve che abbiamo il Genoa, non mi ricordo. Comunque la prima del 2020. Succede che non ho capito per quale motivo la Juve l'hanno messa il 6 gennaio, di lunedì sera. Il giorno dopo io ho la sveglia alle 6, quindi figura. Adesso già devo chiedere un giorno di ferie praticamente perché, ecco, altra sfiga, la Juve giocherà con Lyon in casa il mercoledì sera. Quindi, ed era praticamente durante il ponte di Carnevale. Se avesse giocato di martedì, mercoledì a me la scuola era chiusa, ero a posto. Invece, per giocare di mercoledì sera, avrei bisogno di giovedì e giovedì la scuola riapre. Che cazzo, comunque, vabbè, la prendo di ferie perché per la Champions questo si può fare. Comunque, vabbè, detto ciò, ragazzi, io torno al lavoro, vi saluto. Ci vediamo venerdì perché io sto facendo di tutto per cercare di finire il mio lavoro entro domani, giovedì, perché venerdì lo voglio avere libero per.
One Piece. Così sabato facciamo quello che dobbiamo fare e da sabato pomeriggio iniziano queste benedette ferie natalizie. Detto ciò, comunque, quindi ci vediamo venerdì. Vi saluto, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi.